Anche la sedia di Ekstrom avrebbe bisogno di un restauro. Sì, è vero. Se rimandiamo ancora finirà per andare in pezzi. Ok, chiamo Svensson. Prima però voglio fare qualche altra foto per il nostro nuovo sito. Nel pomeriggio parto. Devo incontrare Greta Jansson a Lamborg. Quando pensi di tornare? Ci vorranno almeno un paio di giorni. Vuole vendere tutti i mobili. Ci pensi tu qui? Certo. A proposito, oggi devo anticipare la pausa pranzo. Thomas? Vuole parlarmi di una cosa importante? Sicura che sarai di ritorno prima che parta per Lamborg? Tranquillo. Farò la brava. In bocca al lupo. A più tardi. A spaventarmi. È meraviglioso. Ti amo, Elena. Grazie. Sei la persona più importante della mia vita. E per questo motivo voglio presentarti qualcuno. Paul. Ecco, ti presento Paola, mio figlio. E lei è Elena, la persona di cui ti avevo parlato. Che cos'è, uno scherzo? Quindi tu saresti quella che farà separare i miei genitori, Paola, giusto? Smettila, che dici? Scusa, non ti ho mai detto queste cose. Niente paura, Paola. Non sarò io a dividerli. I tuoi genitori possono rimanere insieme per tutta la vita. No, Elena, aspetta, ascoltami, ti prego. Lo so, te ne avrei dovuto parlare subito, ma ho avuto paura. All'inizio non sapevo dove ci avrebbe portato la nostra storia. Ma adesso lo so. Adesso so che voglio trascorrere il resto della mia vita insieme a te. Volevo che sapessi tutto di me. Bene, ora lo so, grazie. Cosa potevo fare, secondo te? Che potevo fare? Dimmelo. Io non volevo perderti. Ma è quello che è successo. Passa a prendere la tua roba prima che torni dal lavoro e lascia le chiavi nella buca delle lettere. Ellen, per favore. Eccomi. Ciao. Allora, fa un po' vedere. Che cosa? L'anello, cos'altro? Elena, è successo qualcosa? Niente, proprio niente. Non vai a Lamborg? Vuoi spiegarmi che succede? Thomas ha un figlio. Oh. Infatti, oh. Era questa la cosa importante. Ed è anche sposato. Mi ha mentito sin dall'inizio. Senti, Elena, perché non vai tu da Greta Jansson a Lamborg? Cosa? Sì, può essere. Neanche la conosco, la signora Jansson. Sei tu che hai fissato l'appuntamento. Sono sicuro che ti piacerà. È una donna in gamba. Così cambi un po' aria. Allontanarti da qui ti farà ritrovare la giusta prospettiva. Devo solo avvertire Greta Jansson che andrai tu a trattare l'acquisto. Basterà una telefonata, d'accordo? Siamo pronti. Si parte. No, papà, devo sedermi io lì. Ti ho lasciato un po' di spazio. Devo venire per forza. Uffa, io voglio rimanere qui con te. Anch'io lo vorrei, tesoro. Ma conosci tuo padre quando si mette in testa una cosa? Ne abbiamo discusso fin troppo per i miei gusti. Se solo mi avessi ascoltato, magari ora. Andiamo, Tessa. Verrai a trovare il nonno durante le vacanze. Io voglio rimanere. In macchina, avanti. Posso fare qualcosa per trattenerti? Nominarmi direttore dell'azienda. No, per favore, non ricominciare con questa storia. I tempi non sono ancora maturi. Ok, allora cerca qualcun altro al quale fare promesse che non hai alcuna intenzione di mantenere. Stammi bene, papà. Stai facendo un errore. Sì, sì.
fate? Helen, ti prego, non mettere giù. Mi dispiace per come è andata. Per favore, dammi la possibilità di spiegarti. Dove sei adesso? Vado in bagno. Stai attenta quando attraversi. Tranquillo. Chi sei e che ci fai sul mio sedile posteriore? Chi sei tu piuttosto? Helen? È un sequestro di persona. Molto divertente. Vuoi dirmi per favore perché sei sulla mia auto? Stai andando a Stoccolma, per caso? Tessa! Tessa! Mi scusi. Ha visto una ragazzina alta più o meno così, giacca verde, pantaloncini, bionda, capelli lunghi. No, mi dispiace. Tessa, per l'amor del cielo. Papà! Ti ha dato di volta il cervello. Scusa, mi dispiace. Non l'ho fatto apposta. Che diavolo succede? Prego, non c'è di che. Sua figlia ha sbagliato macchina. Quando ho sentito la sua voce per poco non mi è venuto un infarto. È alquanto distratta per non accorgersi di avere una ragazzina in auto. Mai quanto un padre che perde la propria figlia in una stazione di rifornimento. È andata fin troppo bene, mi creda. Sì, non per merito suo. Neanche suo, però. Tessa poteva salire sulla macchina di qualche male intenzionato. Ha pensato a questo... Dai, papà, lei è... Non è successo niente e lei non ha nessuna colpa in fondo. Stammi bene, Tessa, e di a tuo padre di essere più attento la prossima volta, d'accordo? Signora Jansson, sono Helen Berg, del negozio d'antiquariato Ingerson. Molto piacere di conoscerla. Marcus mi aveva avvertita del suo arrivo. Benvenuta. Il piacere è tutto mio. È davvero un posto magnifico. Eh sì, per moltissime generazioni la tenuta è rimasta di proprietà della famiglia di mio marito. Ne ha viste di cose. Venga dentro, mi interessa la sua opinione. È un vero incanto. Lei è sicura di voler rinunciare a tutto questo? Sa... Io e mio marito siamo stati felici qui, ma vede, adesso che lui non c'è più, per me è giunto il momento di prendere altre strade. Sembra quasi di essere in una favola. Sì, è più o meno quello che ho pensato anch'io quando sono entrata qui per la prima volta. Non tanto per l'eleganza degli ambienti, era più che altro una sensazione... La sensazione di vivere in un sogno. Ecco, sì. È così. Secondo lei quanto tempo sarà necessario per avere una stima attendibile di mobili e oggetti? Oh, beh, così a occhio e croce io direi non meno di 2 o 3 giorni, a meno che lei non abbia a disposizione un inventario. No, non ce l'ho. Io adoro i libri antichi. Permette? Si accomodi. Non posso crederci. Questa è una prima edizione di August Strindberg. C'è una foto dentro. Ah, sì, questa è Johan, mio marito. E l'altro era suo fratello Jacob.
Senta, Greta, io glielo dico contro i miei stessi interessi, però non crede che sarebbe più giusto lasciare tutto così com'è? Il nuovo proprietario non è un amante dell'antiquariato. Ha chiesto che la casa sia completamente vuota per quando ne prenderà possesso. È un peccato. Senza gli arredi questo luogo perderà gran parte del suo fascino. Apprezzo la sua sensibilità, ma io e questa casa non ci apparteniamo più. Il contratto è stato già firmato e entro la fine del mese il signor Gulbranson si trasferirà con la famiglia e la arrederà secondo le sue esigenze. Ah, questo deve essere lui. Lei continui pure a guardarsi intorno. Sì. Mi scusi, posso usare il bagno, per favore? È in fondo a sinistra. Grazie. Coraggio, vieni almeno a vedere se ti piace o no. A me piace casa nostra. Signor Gulbranson. Buongiorno, ben arrivato. Signora Jansson. Ah, ho dimenticato di prendere le chiavi della casa sul lago. Le prendo io. Dove sono? Sul comò in ingresso, nella ciotolina d'argento. Ok. Ciao. Tu devi essere Tessa. Era ora che entrasse un po' di gioventù tra queste mura. Fosse per me non sarei mai venuta. Mi scusi, che ci fa lei qui? Glielo dovrei chiedere io. Sta poco bene. No. Sto in perfetta forma. Mai stata così bene. E perché si trova in casa mia? Come sarebbe in casa sua? Quindi lei è il barbaro che vuole disfarsi degli arredi? Come, prego? Forse faceva prima comprare un prefabbricato e ordinare i mobili online. Papà, dov'è la mia stanza? Tra un momento, Tessa. Ciao. Ciao, Helen. Come mai sei qui? Sì, è quello che vorrei sapere anch'io. A meno che non sia venuta solo per offendere. Lavoro per il negozio d'antiquariato Ingverson di Stoccolma. Sto trattando l'acquisto dei mobili della vostra casa. Ah. Evidentemente, tuo padre non è in grado di riconoscere la bellezza. Andiamo. Alle 3 ho una riunione in azienda. Buona giornata. Fatto tardi alla tua prima riunione, non avresti fatto una bella impressione. Ciao. Ciao. Ho fatto buon viaggio, Tessa ha sotterrato la scia di guerra. Tu la conosci? Temo che non sarà così facile. Ok, sono tutti dentro? Hai distribuito la documentazione? Tranquillo, capo. Ho fatto il mio dovere fino in fondo. Scusa, sono talmente nervoso. Ah, non essere sciocco. Sono i tuoi nuovi dipendenti a dover essere nervosi al pensiero di incontrare te. Coraggio, andiamo a varare questa nave. Sono così felice che ci sia anche tu. L'unione fa la forza, no? E ora fatti onore. Va, estendili tutti. Eccomi qui. Ho accompagnato Tessa alla casetta sul lago. Fino a quando io non me ne sarò andata e la casa non sarà pronta, abiteranno lì. È proprio sicura di vendere questa meraviglia a qualcuno non in grado di apprezzarla? Ah, Gulbranson ha comprato anche il birrificio e tutti i padroni del birrificio hanno sempre abitato qui. È come una tradizione. Sicura di sentirsi bene? Sì, sto bene, grazie. Venga, adesso andiamo a preparare la sua stanza e poi ci prendiamo un bel caffè, le va? O preferisce un tè? Un tè lo gradisco, grazie. Non c'è niente di meglio di un tè caldo quando hai lo stomaco un po' sottosopra. Avrò mangiato qualcosa che mi ha fatto sì, male. Sì, succede. E questa è la nuova linea che ho in mente. Tra poco scenderò più nel dettaglio. Prima però vorrei dirvi che sono certissimo che la nostra nuova birra artigianale riuscirà ben presto a conquistare il mercato. Robert, io non capisco. La nostra birra ha sempre avuto un ottimo successo. Che bisogno abbiamo di lanciare una nuova linea di prodotti? È vero, la Jansson è una birra eccellente. Ma come birraio non trovi che sia stimolante sperimentare nuove lavorazioni? Oltretutto nessuno ci vieta di rimanere sul mercato. Papà! Tessa, non ora, siamo nel bel mezzo di una presentazione. Non abbiamo corrente, non posso ricaricare il telefono. Tessa, tu mi avevi detto che questo posto era un paradiso e invece è l'inferno. Vi presento mia figlia, Tessa, che di solito è molto più educata. Facciamo una pausa. Riprendiamo tra 5 minuti. Sai che ti dico? Torno dal nonno in autostop. Tu fa come ti pare. Ti prego di calmarti e non dire sciocchezze. Sei un po' cresciuta per le lagne, no? Io non faccio le lagne. Insomma, papà, senza luce, come i cavernicoli. Hai controllato il quadro elettrico? Mi fai così idiota? Va bene, va a prendere le tue cose, ce ne andiamo. Sul serio? No, scherzavo. Ah, che ridere. Le dispiacerebbe tornare dentro? La pausa è finita, vorrei andare avanti. Robert Gulbranson, il nuovo proprietario.
Ah, no, io non lavoro qui, però non avrei mai creduto che gli Jansson avrebbero lasciato la loro azienda nelle mani di un estraneo. Lei conosce gli Jansson? Li conoscevo anni fa. Io devo rientrare. Buongiorno, signor... James. James Jefferson. Piacere. Arrivederci, signor Gulbranson. Comincia a rinfrescare, vuole? Ah, sì, grazie. Spero che si senta un po' meglio. Tessa, è arrivata la pizza. Vado a prendere da bere. Preferisci acqua o cola? Acqua. Cola. Ok, cola. Stasera si fa festa. È tornata la corrente? No, zero, non funziona niente e mi è morto anche il tablet. Hai domandato a Greta? Non la conosco nemmeno. Papà, l'hai capito o no che siamo fuori dal mondo? Io invece trovo che questo posto sia molto romantico anche senza luce. D'accordo, ci penso io, voi cominciate. Ma no, aspetta, perché prima non mangiamo? La pizza diventerà fredda. È già fredda. E Tessa non mi rivolgerà più la parola se non risolvo il problema della corrente. Dimenticavo, tuo padre ti ha cercato più volte oggi. Sta facendo la parte del leone ferito, non accetta che io apra una mia attività. Sì, però anche tu ti impunti. Non dovrei. Questo era nel baule. Non volevo guardare dentro senza di lei. Che cosa contiene? Un meraviglioso abito da sposa. Era stato confezionato per mia nonna Irmela. Un modello di Stella Merlund, un famosissimo stilista degli anni 20. All'epoca era una vera celebrità. Ah, sì, l'ho sentito nominare anch'io. Ah, lei era così innamorata del suo lasse. Ecco, guardi. Era uno splendore con quest'abito addosso, non trova? Bella, vero? Un incanto. Poi anche mia madre si sposò con lo stesso abito, eccola lì. E poi è toccato a lei, immagino. No, io no. Johan e io una mattina siamo usciti, siamo andati in comune e abbiamo detto sì, ecco tutto. E siete stati felici? Sì, siamo stati bene insieme. Chiedo scusa per il disturbo. Non abbiamo la corrente in casa. E non dipende dal contatore. Oh, l'avevo dimenticato. Il quadro generale è qui, me ne occupo subito. Ho tante di quelle cose per la testa, mi devi scusare. Allora, va un po' meglio? Sì. Sì, ti ringrazio. Qual è il tuo problema? Il mio problema? Io piaccio sempre a tutti. Se è per questo, anch'io. Che bel vestito. Sì. Sì, è davvero bello. Scommetto che a te starebbe benissimo. Ehi! Ehi là! Bella barca! Sì. L'ho ereditata da mio padre. Lei è nato qui? Sì, ma ho vissuto molti anni lontano. È un vecchio sogno che avevo quasi dimenticato. È rimasta a terra 30 anni, l'ho rimessa in acqua solo ieri, si figuri. Ne avrò di lavoro prima che torni a posto. Buffo, no? Ci sono cose che ti accompagnano sempre per quanto lontano tu vada. Accidenti, che bravo, io non ci sono mai riuscito. Me l'ha insegnato mio fratello, pensavamo che avrebbe funzionato con le ragazze. E ha funzionato? Sì, per mio fratello di sicuro. Come non detto, ora è meglio che torni a casa. Aspetti, le posso offrire una birra prima? Offre la birra a un birraio?
Venga da me, ho una scorta di Hanson in casa. Sono curioso di scoprire se usate ancora la ricetta tradizionale. Altro che. Solo che siamo in fase di sperimentazione. Pensiamo di avviare una produzione artigianale. Sa di cosa parlo? Ma certo, in America sono stato uno dei primi produttori di birra artigianale. Ah sì? Dove ha lavorato? Stabilimento di Wild Hound Brewery. L'ha mai sentito nominare? Naturalmente, è l'impero della birra artigianale. Buongiorno. Buongiorno. C'è una persona per lei. Dice di essere il suo fidanzato. Come hai fatto a trovarmi? Non è stato facile scoprirlo. Ho dovuto dire a Marcus che era questione di vita o di morte. Sono stato uno sciocco. È che davvero non sapevo come dirtelo. Carissima Ellen, sono sposato e ho una famiglia. Non era complicato. Invece di prendermi in giro. Per favore, ascoltami. No, Thomas, ascoltami tu. Io non so che farmene di un uomo che ha già una moglie e un figlio, chiaro? E soprattutto non voglio un uomo tanto vigliacco da tenermelo nascosto. Ti ho già chiesto scusa per questo, Ellen. Prova a metterti nei miei panni. Io ti amo da morire. Non potrei sopportare l'idea di perderti. Perdonami, ti prego. Ci devo riflettere. Papà! C'è un uomo in giro per casa! Va bene, arrivo. Chi è quel tizio? Scusa, avrei dovuto dirtelo ieri sera. Sono mortificato. Non volevo spaventare nessuno. James è di passaggio in città e visto che tutti gli alberghi sono al completo, gli ho detto che poteva fermarsi da noi per questa notte. Fantastico. Sì, ma non voglio approfittare oltre. Quindi ora preparo una gustosa colazione per tutti. E poi tolgo il disturbo, come la vedi? La colazione, senza elettricità in casa la vedo dura. La corrente c'è. Che cosa? E da quando? Da ieri sera, perché? E tu vieni a dirmelo solo adesso? Quanto ti odio. Non dici sul serio. Scommetti? Bene, allora mi metto subito ai fornelli. E grazie ancora per la tua ospitalità, Robert. Ti puoi trattenere ancora un po' se ne hai voglia. Insomma, non capita tutti i giorni di avere in casa un mastro birraio con la tua esperienza. Mi piacerebbe scambiare con te qualche opinione sull'argomento. Il fatto è che mi sono fermato qui solo per respirare un po' d'aria di casa, ma non posso rimanere. Il suo amico? Pensavo si fermasse per il caffè. È ripartito. Non è andata come aveva sperato, credo. Io e lui abbiamo chiuso. È meglio per tutti e due. Ah, mi dispiace, io... Göteborg. Quando ero piccola l'adoravo. Mio padre per un certo periodo ha insegnato lì. Ci sono andata una volta quando ero giovane, nella casa galleggiante di alcuni amici. Era una tale novità per me, la vita a contatto con l'acqua. E poi i divertimenti della città, i teatri, i concerti, i musei. Confesso che mi è mancato tutto questo, ma ora potrò recuperare. Mi trasferisco lì. A me i cambiamenti non piacciono. Oh, ma lei è così giovane. Ha tutta la vita davanti. Anche a scuola non sopportavo di dover cambiare ogni anno i maestri. Ho sempre preferito che tutto restasse com'era. Göteborg le piaceva, però. I miei erano ancora vivi all'epoca. Avevo 7 anni quando sono morti. Sono cresciuta in casa dei parenti, brevissime persone. Salve. Giorno. Sono Ellen. Vorrei parlare con Robert. Ah, certo, l'antiquaria. Io sono Suzanne, la sua assistente. Robert è sotto la doccia. Posso esserle utile?
Ecco, io volevo essere sicura che non fosse interessato a questo mobile, per esempio. Oh, bellissimo! Deve essere un pezzo molto antico. Mm-hmm. Robert sa che vuole acquistarlo. Volevo appunto parlarne con lui. Ok, un secondo. Robert, c'è la signorina Helen, vorrebbe chiederti una cosa. Un momento, non so dove ho messo le mutande. Uomini, non trova lo scatolone con la sua biancheria. Io gli avevo detto di etichettarli, ma lui niente. Mi scusi, le dispiace se la lascio sola ora? Ho fatto tardissimo. Robert tanto sarà qui a momenti. Buongiorno. Arrivederci. Buon appetito. Di solito non prendo il cibo dai piatti degli altri. Serviti pure, io ho finito. Caffè? No, grazie. Ero venuta solo per parlare con te dell'inventario. La tua assistente ha detto che potevo aspettarti qui mentre tu cercavi le mutande. Susan, medaglia d'oro di discrezione. Di che si tratta? Ecco, Greta ha detto che tu e tua moglie non siete interessati agli arredi, ma a dire la verità sarebbe un delitto dare via tutto. E tu vorresti convincermi a ripensarci? Sì, a volte si prendono decisioni affrettate e poi si finisce col pentirsene. Perché non torni con tua moglie a guardare tutto con calma? Ci sono cose meravigliose in quelle stanze. E poi, scusa, dov'è tua moglie? Forse sono stata un po' indiscreta. Non volevo essere indiscreta. Non sopporto le persone indiscrete. Il fatto è che devo essere sicura al 100% di quello che posso portare via. Mia moglie detesta i pezzi d'antiquariato. Oh. Dal profondo del cuore. Capisco. È quello che volevo sapere. Allora, scusa se ti ho disturbato e se ho approfittato. Nessun disturbo. Mia moglie non abiterà qui. Siamo divorziati da 3 mesi. Ora vive in Danimarca. Con il suo maestro di tennis. Oh, gioca a tennis, eh? Eh sì. Avevamo appena deciso di trasferirci a Hamburg e lei ha capito che le piaceva più il tennis della birra. Mi dispiace. No, a me no. Le cose non andavano già da un po'. Quando è così, meglio che le strade si dividano. Non so se mi spiego. Altro che. Chi dei due? L'hai lasciato tu? Questo non è affar tuo. No, scusa, hai ragione. Lo ami ancora? Cosa? No, è una storia chiusa, finita. Bene, senti, fammi sapere entro domani cosa hai deciso di tenere. Che ne so, magari consultati con la tua assistente. Tolgo il disturbo. Jakob. Jakob Jansson. Non è possibile. Jakob, sei proprio tu. Nessuno aveva più tue notizie da molti anni. E dal momento che risultavi scomparso, tuo fratello, una volta decorsi i termini previsti dalla legge, ha chiesto lo stato di morte presunta. Che ha fatto? Ha potuto riscattare la tua quota di eredità. E dopo la morte di Johan, Greta ha ereditato tutto. Johan mi ha fatto dichiarare morto. Già. D'altronde, come poteva sapere che ero ancora vivo? Non è stato facile per lui. Qui erano tutti convinti che tu non saresti mai più tornato. E lui non voleva che Greta avesse problemi col testamento. Ed è il bambino che ne è stato. Bambino? Non so niente di un bambino. Greta aspettava un figlio quando io sono andato via. Dovrebbe avere sui 30 anni adesso. Non so che dirti. Anch'io sono stato via per qualche anno. Ad ogni modo, Jakob, tu sei vivo e vegeto, per cui hai diritto a una quota di eredità e se tanto mi do tanto, qui non stiamo parlando di spiccioli. D'accordo, Henrik, ma non sono tornato per questo. Se dovessi ripensarci, comunque, io sono a tua disposizione. Sì, grazie.
Ehi là. Ciao, Morten. Che roba è? Le mie dimissioni, senza rancore, Robert. Ti auguro buona fortuna. No, no, un momento. Ieri non hai detto niente alla presentazione. Ho ricevuto una buona offerta, tutto qui. Non potevo rifiutarla. Sì, e io come faccio senza un mastro birraio? Sono sicuro che te la caverai. In bocca al lupo. Beh, mattiniero oggi. Morten si è appena licenziato. Cosa? È impazzito. Mi servirà un nuovo mastro birraio. Mi dispiace moltissimo, Johan. Mi dispiace davvero tanto. Sì, chi parla? Ciao, sono io, Robert. Sei sempre all'Hamburg? Sì. Ho un problema in fabbrica. Ed è un problema che potrei risolvere io? Beh, me lo auguro. Se fai un salto al birrificio ti spiego tutto di persona. Perché non provi ad aumentare un po' la dose di timo? Otterresti una maggiore chiarezza. Io credevo che riducendo la nota di lavanda, forse... No, no, hai ragione, serve più timo, è vero. Chi l'avrebbe detto? Da ragazzo ho sempre sognato di lavorare al birrificio. James, mio padre non aspetta altro che io fallisca. E senza un mastro birraio rischio di esaudire il suo desiderio. Se solo potessi contare su di te finché non ne trovo uno. Lo stipendio è più che decoroso. Va bene, d'accordo. Se è solo qualche giorno. Grazie. Robert! Ha telefonato Tessa. Ha detto che apprezzerebbe molto se fossi puntuale per cena stasera. Sì, mi deve far pagare il ritardo di ieri. Vieni con me? Volentieri, anche se stamattina non mi è sembrata entusiasta della mia presenza. Ma stasera lo sarà. Ok. Te lo garantisco. Ah, ho appena incontrato Tessa. Dice che lei e suo padre sarebbero molto felici se andassimo a cena da loro. Meglio di no. Non so se Robert è al corrente delle iniziative di sua figlia. Quella ragazza è un amore. E anche suo padre è simpatico. Lei qui non ha amici, si annoia. Devo lavorare. Lavoro, lavoro. Nella vita non c'è solo il lavoro. Dovresti svagarti un po'. Non sarà invece che non hai nessuna voglia di andarci da sola? Ah. Usciamo tra 10 minuti. Preparati. Vedrai, sarà una serata bellissima. Però... Avete invitato a cena il birrificio al completo. Non prendertela con me, è stata tua figlia. Ah, sì? È veramente un angolo di paradiso. Sul serio hai fatto tutto tu? Dovevi prestarmi le tue scarpe. Sei stata bravissima. Te l'ho detto. Buonasera a tutti. Salve. Grazie mille per l'invito. Forse è meglio metterla in fresco. Ciao. È un piacere averti. Ciao. Ciao, Tessa. Ciao. 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 Jacob. Non è possibile. Greta. Non puoi essere davvero tu. Non posso crederci. Scusate, devo andare. Greta! Perdonatemi. Jacob? Sì. Sì, era quello il mio nome prima che partissi per l'America. Ora però mi chiamo James. Come mai Greta è arrabbiata con lui? Greta! Un momento, Greta! Greta, aspetta! Greta. Scusa, Ellen, vorrei restare sola. Per cortesia. Ma
Ciao. Ciao. Come sta Greta? Vuole stare da sola. Tu sai cos'è successo tra lei e James? Pare che si conoscessero. E lui a un certo punto è scomparso dalla sua vita. Serata strana, vero? Sì. Tu quale stagione dell'anno preferisci? Cosa? E qual è il colore che ti piace di più? Strano modo per cambiare discorso. Vorrei conoscerti meglio. Animale preferito? Dove andresti in viaggio? E qual è il tuo numero di scarpe? D'accordo. Primavera, arancione, asino, Islanda. 39,5. E adesso tu? Autunno, blu scuro, formichiere, Italia, 43. Perfetto. Fosse per noi, le agenzie matrimoniali fallirebbero. Abbiamo numeri di scarpa troppo diversi, in effetti. E poi adoro nuotare nelle notti di mezza estate. Ah, sì? Sì. È un'esperienza unica. Il suono del vento, i profumi. E l'acqua che ti accarezza la pelle come una camicia di seta. E i mostri che sono in agguato sul fondo non ti fanno paura? Loro dovrebbero avere paura di me. Su, avanti. Prima a tuffarsi vince. Dai, buttati. No, scusa, scusa, non posso. Non posso, non ci riesco, non sono pronta per questo. Tranquilla, va bene. La relazione con Thomas è appena finita. Non me la sento di cominciare subito un'altra storia. Possiamo aspettare, Ellen? Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Da quanto tempo sei sveglio? Da un bel po'. Non sarei stato tutto il tempo a guardarmi dormire. Ho guardato anche fuori dalla finestra ogni tanto. Oggi passiamo tutto il giorno a letto, se per te va bene. Peccato che il giorno comincia tra un minuto esatto. Devo accompagnare Tessa a scuola. Ok. Vieni con me alla casa al lago. Volentieri. Buongiorno. Ciao. Fai pure con comodo, tanto oggi non mi va di andare a scuola. Scusa, amore. Ho dormito troppo. E dove? Ciao, Helen. Ciao. Ieri Robert mi ha accompagnata a casa di Greta perché era tardi. Ed Helen mi ha proposto di dormire lì, in stanze separate, naturalmente. Io ho dormito nella camera, camera degli ospiti. Infatti, sì. Era una camera molto, molto comoda. Come no? E io sono la regina Silvia di Svezia. Ok. Latte e cioccolato e si va. Ma dobbiamo proprio. Perché non hai voglia di andare a scuola? Perché ci sono le prove di quello stupido saggio di danza. Romeo e Giulietta. Dobbiamo ballare con i ragazzi. Tutte scene d'amore. Sembra una cosa romantica. Non è romantica, è da idioti. E io farò la figura della scema del villaggio. Forse la pensi così perché hai paura di non esserne in grado. Anch'io odiavo ballare, poi ho imparato e adesso mi diverto. Se vuoi ti posso insegnare qualche passo. Non voglio che ti prenda questo disturbo. Forse riesco a convincerla. Ok. Ti va l'idea? Ok, segui me. 5, 6, 7, 8. Una avanti, una dietro. Una avanti, una dietro. Destra, sinistra, gira, gira, braccia. 1, 2, passo avanti, passo dietro. Salto, bianchi. Salta con i piedi, più solta. Oh, ciao. Buongiorno. Come ti senti? Dopo ieri sera, voglio dire. Sto bene, tutto bene, grazie. Come ti senti tu, piuttosto? Deve essere una specie di influenza gastrointestinale. Evidentemente il decorso è un po' più lungo del solito. O magari si tratta di qualcosa di diverso. Anche in quel caso il decorso è alquanto lungo. No, ma figurati. Io prendo la pillola. Buongiorno. Salve. Ieri sera non ci hanno presentati, mi pare. Io mi chiamo James Jefferson. Helen Berg. In questi giorni sono ospite di Greta. Ah, molto lieto. Le auguro una buona giornata. Le potrei fare una domanda? Certo, dica pure. Mi è capitato di vedere delle foto di famiglia e lei somiglia molto al fratello del marito di Greta. Naturalmente lì era più giovane, però... è lei quel ragazzo, vero? Jacob Jansson. So che non sono affari miei, ma io e Greta abbiamo un ottimo rapporto e dopo il vostro incontro di ieri sera lei era molto turbata, anche se non lo ammetterebbe mai.
Vorrei aiutarvi se lei me lo permettesse. Ellen, è una questione di famiglia molto delicata. Preferirei che lei ne rimanesse fuori e sono più che certo di parlare anche a nome di Greta. Al telefono. Mi dispiace doverti spegnere quel sorriso sulla faccia. Morten si è fatto assumere da tuo padre. Cosa? Ole gli ha fatto un'offerta. Non posso crederci. E stamattina James non si è presentato al birrificio. Maledizione. Chiedo scusa. Questa sì che è una sorpresa. Hai ritrovato la ragione? So che sei capace di tutto. Ma soffiarmi il mastro birraio per pura ripicca, beh... Questo è davvero troppo. Ti avevo avvertito, l'ambiente degli affari può essere spietato. Benvenuto nel mondo reale. Ascoltami bene. Io non tornerò mai a Stoccolma nonostante i tuoi tentativi di sabotaggio. Quindi annulla il contratto con Morten e rimandalo qui all'Hamburg. Maledizione! Non è così grave. Oh. Mi dispiace, Greta. Qualcosa non va? Avevi ragione. Non è un disturbo di stomaco, non esattamente. Ci mancava anche questa. E proprio adesso. In genere è una notizia bellissima per una donna. Sì, in genere. Ho sempre desiderato avere una famiglia mia, un marito, un bambino, una casa, un cane. Ma non adesso, non così e non con Thomas. Sei davvero sicura che sia tutto finito tra voi? Che cosa posso fare? Crescere un figlio da sola non era il mio sogno. Ho bisogno di qualcuno che condivida con me le responsabilità. Io credo che tu non abbia ancora ben compreso quanto possa essere potente l'esperienza di dare alla luce un figlio. Scoprirai dentro di te una forza che neanche sospettavi. Forse in questo momento hai solo un po' di paura. Ci sono molti modi di essere felici, anche senza fare un figlio. Tu non ne hai, eppure sei stata bene con tuo marito. Sì, questo è vero, certo. Siamo stati bene. Ciao, Robert. Mi dispiace per ieri sera. Non volevo creare tutto quello scompiglio. Beh, non potevi prevederlo, giusto? Senti, so che tieni moltissimo a questa barca, però il birrificio ha bisogno di te. Robert. Io ho bisogno di te. Greta non lo verrà mai a sapere. Ok. In fondo te l'avevo promesso. Grazie. Sono orribili. Ti servono solo per ballare. Non posso ballare scalza. Ellen! Che sorpresa! Carina la bici. Forte, vero?
Grazie, papà. Mi piace davvero un sacco. Va un po' meglio con la danza? Così pare. È stato bellissimo stanotte. Sì. Qualcosa non va? È stato bellissimo anche per me. Ma è successo troppo in fretta. Sei diventata bravissima, tesoro. Ma allora non è malaccio. Se farai il bravo in autunno ti inviterò al mio saggio. In prima fila col nonno. Vabbè, ci mancherebbe altro. Ma lui lo mettiamo in seconda fila. In prima devo esserci soltanto io, capito? Sono molto fiera di te. Ellen però deve insegnarmi qualche altro passo. Ti piace, vero? La guardi in un modo. Ti vengono due occhi da pesce lesso. Due occhi da pesce lesso? La guardo normalmente, come chiunque altro. Normalmente. Secondo me starebbe bene con noi. Ciao. Ciao. Questi sono per ringraziarti. Tessa è pazza per la danza. Non tocca più tablet e cellulare. A volte tutto sta nel fare il primo passo. Grazie. Senti, ho capito che hai bisogno di più tempo. Ma io posso aspettare quanto vuoi, davvero. Non dobbiamo correre. No, Robert, qui non è questione di tempo. Ellen, non è stata una notte qualunque per me. Robert, davvero, io... Vorrei che mi mostrassi i mobili della casa. Avrei bisogno del consiglio di una persona esperta. Per favore. Andiamo di sopra. E lì che c'è? Dovresti saperlo. Ah, certo. Il letto degli ospiti. Grazie per la visita, illuminante. Figurati. Devo continuare l'inventario. Certo. Ti piace quel ragazzo, dico bene? Sì, mi piace da morire. Ma fino a due giorni fa ero ancora sicura che avrei sposato Thomas. E ora sono anche incinta. Come può funzionare? Greta, se io fossi tua figlia, che consiglio mi daresti? Ah, i consigli. Nella vita possono succedere tante di quelle cose. Alla fine è quasi sempre il destino a decidere per noi. Nessuno può garantirti la felicità. Quello che posso garantirti io è che
Non c'è legame più forte di quello tra una madre e un figlio. È qualcosa di assolutamente unico. Non è paragonabile a nient'altro. Ne parli come se anche tu l'avessi provato. Sì. Una volta rimasi incinta. E cos'è successo al tuo bambino? Avevo deciso di chiamarla Ellen. Le parlavo tutti i giorni. Le dicevo quanto ero felice di averla in grembo e lei... Lei sembrava rispondermi, la sentivo muoversi dolcemente dentro di me. Ero al colmo della gioia, impaziente di vedere quella minuscola creatura con cui avrei condiviso il resto della vita. Poi di colpo... Lei ha smesso di rispondermi. Non l'ho più sentita muoversi. Mi dispiace, Greta. La decisione è tua. Non puoi far dipendere una scelta così importante dal risentimento che nutri per il padre del tuo bambino. Forse è meglio che Thomas non ne sappia niente. E pensi che te lo perdoneresti? È anche figlio suo, ricordalo. Ciao, Thomas. Senti, puoi raggiungermi qui a Lamborg? Ti devo dire una cosa importante. Greta, ho trovato una cosa dentro. Credo che ti farà piacere conservarla come ricordo. Grazie. Caro Jacob, sono 3 mesi che non mi dai più tue notizie. 3 mesi senza sapere nulla di te. Ho tanta paura che ti sia capitato qualcosa. Ma forse avrei dovuto percepirlo. Amore mio, cuore della mia vita, dove sei? Ovunque ti trovi adesso, spero che la tua vita sia felice. Che tu abbia accanto una donna che ti ama e che tu possa amare più di me. Chissà, forse ora hai persino la famiglia che Johan e io non avremo mai. Non so neanche per quale motivo continuo a scriverti. Domani Johan e io ci sposeremo. Ho scelto di andare avanti, nonostante tutto. Dammi un motivo. Penso di doverti delle scuse. Non dovevo sparire dalla tua vita in quel modo. Perché non mi hai dato più tue notizie? Sei scomparso così da un giorno all'altro, lasciandomi col senso di colpa a chiedermi dove avevo sbagliato. Noi due ci amavamo. Avevamo progetti. Volevamo stare insieme per sempre. Sì. Però tu avevi Johan. E aspettavi un bambino da lui. Ma come puoi dire una cosa del genere?
Era tuo il figlio che stavo aspettando. Era il nostro bambino, quello. No, quello non era il mio bambino e tu lo sai, Greta. Io non potevo avere figli, sono completamente sterile. I medici me l'avevano confermato. È per questo che sei scappato. Pensavi che ti avessi tradito con Johan, è così? Sì. E non ti è venuto in mente che magari quella diagnosi fosse inesatta? Ed è un maschio o una femmina? Greta, per favore. Ho messo al mondo un figlio o una figlia? Mi è morta ancora in grembo, al sesto mese. Era una bambina. Johan mi è stato vicino, si è preso cura di me. Ha fatto in modo che non sprofondassi troppo nella mia tristezza, mi è stato accanto, mi ha preso per mano e mi ha riportato lentamente alla vita. E di tutto questo io gli sarò eternamente grata. Ti ho sempre amato profondamente. Jacob, non avrei mai potuto sostituirti con un altro uomo. E adesso, se ti dicessi che sono tornato in Svezia solo per rivederti? Dopo tutti questi anni. Ho venduto la casa e il birrificio, me ne vado. È troppo tardi, Jacob. Qualcosa mi diceva che ti avrei rivisto. Ti offro da bere, accomodati. No, grazie, non prendo niente. Allora? Cosa hai deciso di fare? Voglio la mia eredità, quello che mi ha lasciato mio padre. E parlo sia del birrificio che della tenuta di famiglia, ovviamente. Ho già avviato le pratiche per il divorzio. La mia relazione con Linda è finita da anni. La mia unica preoccupazione era Paul. Non volevo che crescesse senza padre. Aspetto un bambino. Cosa? Già, sono sorpresa quanto te. Oh, questo non rientrava certo nei miei piani. Ma se è successo, è successo. Devo telefonare all'agente immobiliare. Cosa? Perché? Stavo cercando un appartamento per noi a Stoccolma. Se ora però la famiglia si allarga, lui lo deve sapere e ci serve una casa più grande. Avrei voluto almeno essere interpellata. Non puoi pianificare la nostra vita così senza neanche dirmelo. Ascolta, noi ci amiamo. So di aver sbagliato a non dirti tutto subito, ma un uomo può fare degli errori. Pensi di potermi perdonare? Se mi avessi detto che avevi già una famiglia, io non avrei mai iniziato a frequentarti. Sì, ma questo è un segno. Sei rimasta incinta malgrado la pillola. Significa che questo bambino vuole te, vuole noi. Parlo sul serio, Helen. Io ti amo e voglio che diventiamo una famiglia. Ciao. Ciao. Thomas è stato qui. E siete riusciti a chiarirvi? Dice che divorzierà da sua moglie, che vuole me e il bambino. Vuole che diventiamo una famiglia. Bene, è quello che avevi sperato, no? Adesso andrà tutto secondo i tuoi piani. Devo semplicemente dimenticare che mi ha sempre mentito. E con Robert? Lui si può dire che lo conosco appena. E comunque non credo che funzionerebbe data la situazione. Quale uomo vorrebbe mettersi con una donna che aspetta un figlio da un altro uomo? Non è detto che lui sia contrario a crescere il tuo bambino. Sì, e secondo te cosa dovrei fare? Andare da lui e dirgli, sai, aspetto un bambino. A te non importa, vero, di crescere il figlio di un uomo che non conosci e di una donna che conosci da una settimana? No. La cosa migliore è che io e Thomas ci diamo un'altra possibilità. Buongiorno, signore. Sono venuto a rapirti per la sagra di Linnefeld. Per me andare sulle giostre non è molto indicato al momento. Scusatemi, devo finire i bagagli. La sagra era solo un pretesto. L'avevo intuito. Che posso farci? Non sono perfetto, ma potresti imparare a conoscere i miei difetti. Comunque...
Per te ci sarò sempre. Robert, sono incinta. Del mio ex, Thomas. Ah. L'ho saputo l'altro ieri, altrimenti non sarei venuta a letto con te. Non so come si reagisce a una situazione del genere. Che potrei dire? Felicitazioni, immagino. Il futuro padre che ne pensa? È molto felice. Sì, lui ne è molto felice. Bene. Allora... Mi dispiace, io... Ti cercavo, dobbiamo parlare. Non di... adesso. È molto importante, Robert. Ho detto dobbiamo... non adesso, sei diventata sorda. Mi serve un attimo di silenzio. Tieni. Non è possibile. Gulbranson lancia una nuova birra artigianale, incredibile. Il nuovo mastro birraio Morten mette a punto una ricetta che conquisterà il mercato. Non solo mi toglie Morten, mi brucia anche il progetto commerciale. E questa era nella posta di oggi. Studio legale Petersen. Dov'è James? Stamattina non si è ancora visto. Questa è una gabbia di matti! Ora capisco che mi ero sbagliata sul tuo conto. Tutto questo è solo l'inizio, non è così? L'inizio di una nuova vita. L'inizio della nostra vita. James! James, è questo che avevi in mente fin dall'inizio? Eh? Volevi vedere se il birrificio rendeva ancora abbastanza prima di farmi fuori? No, Robert. So che l'impressione potrebbe essere quella, ma non ho mai voluto danneggiare te, neanche per un momento. No? Chi allora? Il birrificio appartiene alla famiglia Janssen. E tornando qui mi sono reso conto di quanto ci tenessi. Hai vissuto 30 anni in America, non hai più dato tue notizie, hai addirittura cambiato nome. A te non è mai fregato niente del birrificio. Poi un bel giorno ricompari dal nulla come un fantasma e lo rivendichi come roba tua. Non era nei miei piani, ma sì, è andata così, esatto. Sai che cosa penso? Che tu all'epoca sei voluto scappare da Greta e ora per un motivo che ignoro sei tornato da lei. Però le cose non sono andate come tu avevi sperato. E ti senti umiliato. E sfoghi la tua frustrazione su persone che non c'entrano niente. Mi dispiace di non essere stato sincero con te, Robert. Ma rivendicare la mia quota di eredità è un mio diritto, chiaro? Non ho assolutamente niente contro di te. Io voglio solo ciò che mi spetta. Greta non avrebbe mai dovuto vendere, non ne aveva alcun titolo. Disturbo? No. Ci siamo detti tutto. Ciao. Sono venuta qui perché devo parlare con James. Certo. Vi lascio. Ho qui una cosa per lei. Non credo che sappia quanto Greta fosse disperata quando lei l'ha abbandonata. La amava profondamente. Lo so, maledizione, lo so, ma non è possibile cancellare il passato. E comunque ora non vuole più saperne di me.
Io invece credo che abbia solo paura di essere ferita un'altra volta. Dovrebbe provare a parlare con lei prima che si trasferisca a Göteborg. Ho provato, è stato inutile. Lei insista, ci provi ancora. Greta, cosa le è venuto in mente? Mi ha venduto un birrificio di cui possedeva solo la metà. Di cosa sta parlando? Non la seguo. Mi spieghi cosa è successo? James, Jacob, o come si chiama, reclama i suoi diritti sul birrificio, su questa casa, su tutto. Oggi ho ricevuto una lettera dal suo avvocato. Non mi dica che non ne sapeva niente. Le assicuro che ero all'oscuro di tutto. Avevamo appena iniziato. Il sogno è durato poco. È ancora presto per dirlo. E comunque non dipende più da noi, quindi... E dai, ti prego, diventi insopportabile quando fai il depresso. Ciao. Come ti senti? Sto bene, grazie. Ellen, senti, ho appena visto un appartamento bellissimo, proprio come lo vogliamo, sul Parco Vasa, meraviglioso, ha solo un piccolo difetto. Dobbiamo decidere in fretta. In fretta? Se lo vogliamo, dobbiamo confermare entro martedì, quindi ho pensato che lunedì possiamo vederlo insieme, poi ne discutiamo, che dici? Intanto posso mandarti qualche foto, se vuoi. Sì, certo. A lunedì, allora. Non so neanche per quale motivo continuo a scriverti. Domani Johan e io ci sposeremo. Ho scelto di andare avanti, nonostante tutto. Potevamo almeno finire di cenare. Devo andare da Tessa. D'accordo. Va bene, allora prima di tutto ti accompagno da Tessa. Poi andiamo da me e ti preparo qualcosa di buono. Ti metti sul divano, ti rilassi. Scusa, ti faccio un po' di... Che intendi? Sta tranquillo, non ho intenzione di abusare di te. Un momento, dottoressa. È incinta. Di quante settimane? Io questo non lo so, me l'aveva appena detto. Va bene, lasci il suo numero di telefono e aspetti a casa. La chiameremo noi appena avremo visitato sua moglie. Stia tranquillo. Noi qui abbiamo finito, signora. Sì, va bene. Ci vediamo a Göteborg allora. Greta. Ah, vorrei visitare la tua parte della casa, immagino. Ti credevo già partito, veramente. Sì, l'intenzione era quella, infatti, ma poi... qualcuno ha fatto appello alla mia coscienza e... mi ha consegnato questo. Ellen. Non devi preoccuparti della proprietà. Sono appena stato da Enrico, ho fatto annullare la pratica. Rinuncio alla mia quota, definitivamente. E questo a Robert l'hai già detto? No, volevo che fossi la prima a saperlo. Solo uno sciocco commette due volte lo stesso errore. Greta, c'è una cosa che devo dirti. Sai, io non mi sono mai sposato in America. Certo, ho avuto un paio di storie più o meno lunghe. E una volta mi sono anche fidanzato. Mi dovevo sposare, ma poi, alla vigilia delle nozze, le ho detto che non me la sentivo, perché ero innamorato di un'altra.
Per quanto ci provi non capisco, tu sei completamente sparito. Una lettera, una telefonata, non sapevo neanche se eri vivo o morto. Il pensiero che tu fossi felice con mio fratello mi faceva diventare matto. Eravate una famiglia, aspettavate un bambino. Io volevo solo dimenticarvi. E per un po' ho creduto di esserci riuscito. Poi però ti ho rivista e ho capito che se ero tornato l'avevo fatto esclusivamente per te. Helen mi ha detto che ti trasferisci a Göteborg. Sì, infatti ho comprato un piccolo appartamento. È carino, non molto lontano dal porto. E ha qualcosa a che fare con noi due? Io immagino di sì. Ricordo ancora quando abbiamo trascinato i materassi sul ponte di quella specie di carcassa galleggiante. Sì. Pesavano come macigni, ma noi volevamo a tutti i costi dormire sotto le stelle. Greta, quello è stato il periodo più felice della mia vita. Puoi venire a trovarmi quando vuoi. Va bene. Prima però devo mostrarti una cosa. È una cosa che... Ah, scusa. Certo. Sì? Oh mio Dio, dove? Quando? Stanno visitando. La dottoressa ha detto che mi chiamerà quando avranno finito. Ma non dovrebbero parlare con i parenti? Infatti, però... credono che io sia... che sia suo marito. Andiamo. Robert! Scusa, James, ora non è il momento. Ti rubo solo qualche secondo. Volevo dirti che rinuncio ai miei diritti sul birrificio e sul resto della proprietà. Salve. Scusi, sono un'amica di Helen. Sta dormendo. Si accomodi fuori, la chiamerò io. D'accordo. Greta. Benedetta ragazza. Ma che mi combini? Mi hai fatto preoccupare. Il mio bambino sta bene. Sta bene, tutto a posto. Ma è meglio che stia a riposo, la prudenza non è mai troppa. Ha riportato solo qualche contusione, nessun trauma cranico per fortuna. Sono contenta che tu sia qui. Mi si è gelato il sangue quando Robert mi ha detto che eri in ospedale. Sai, quando sono finita fuori strada prima di perdere i sensi, ho capito che voglio avere questo bambino. Cara Susanna, se viene per conto di mio figlio, gli dica che può riavere il suo vecchio impiego quando vuole. Le chiedo solo un attimo del suo tempo. Le do 5 minuti. Ho un'assemblea all'associazione dei birrei. Lei potrà anche essere il re della birra, ma suo figlio ha delle ambizioni che lei neanche immagina. Si vede benissimo quanto tiene a Robert. Lo capirebbe chiunque, ma è il momento di farsi da parte e lasciarlo libero di andare per la sua strada, se non vuole perderlo. In fondo siete fatti della stessa stoffa. È un modo gentile per dire che siamo due testardi. E anche la sua stessa perspicacia. Helen, c'è il papà di suo figlio. Ciao. No, sono io il padre di suo figlio. Ah, per lei è il famoso ex. Chi è questo? Sono l'uomo che ama davvero Helen. Beh, mi dispiace per lei, ma temo che abbia scelto la donna sbagliata. Noi dobbiamo sposarci. Capisco, ed Helen è al corrente di questa decisione. Vi sembra questo il luogo e il momento? Come ti senti? Come sta il bambino? Il mio bambino sta non bene. Non ha importanza di chi è sia il bambino. È mio diritto adesso. Chiedere come sta mio è figlio, anche un anzi mio qui diritto, sono l'unico ad averne lei. Diritto. Io lei è uno strano per me. Silenzio, dove pensate di sì, essere? Scusa. Sì, scusa. Litigate fuori. Se dovessi darti un voto, ti darei 8. Non dico che siamo alla perfezione, ma ci sei vicino. Un complimento da parte tua. Sono qui per chiederti scusa.
Ho parlato con Morten, puoi riaverlo se vuoi. C'è dell'altro? Vorrei che mi dessi una mano nella realizzazione di un progetto. Te la sentiresti di mandare avanti la Jansson e la Gulbranson contemporaneamente? Se è una battuta, non fa per niente ridere. Mi sono sempre reputato un uomo forte, capace di sopportare di tutto. Ma ho capito che non sopporterei di essere escluso dalla vita di mio figlio. Non volevo lasciarti camminare con le tue gambe perché sarebbe stata la conferma che ormai era giunto il momento di passare il testimone. Ci stai? Ci sto. Ciao. Tu sapevi che oggi Ellen sarebbe ripartita? Io devo tornare a Stoccolma. Certo. Che si dice in questi casi? Buon viaggio e buona fortuna. Perché devi rendermi tutto così difficile? E tu perché sei venuta? Ti volevo rivedere. Per essere sicura di aver preso la decisione giusta? Tu credi che sia facile per me? Lasciarti e tornare alla mia vita di prima come se niente fosse. Non avrei mai immaginato di rimanere incinta, non era in programma. E non avrei mai immaginato di innamorarmi di te. So che non è facile. E non sarà mai facile. Ma io voglio provarci, con te e il bambino. Non sono uno che scappa di fronte alle difficoltà. Come può funzionare? Non posso negare a mio figlio il diritto di essere cresciuto da suo padre. Thomas ce la sta mettendo tutta, devo dargli almeno una possibilità, è la cosa più giusta. No, non è la cosa giusta. Devo andare. La settimana prossima devo fare un salto a Lund. Poi penseremo alla cameretta del bambino. Dobbiamo prendere il lettino, il fasciatoio, un comò, quello che serve. Non hai sistemato tutto con lei? Sì, ma che vuol dire? Linda è ancora mia moglie, in fondo. Non posso mica tagliare la corda e via. Andrà tutto a posto, non ti preoccupare. Accosta un momento, per favore. Ti senti male di nuovo? Un po'. C'è, hai bisogno... Thomas, tra noi non potrà mai funzionare. Ma scusa, è l'appartamento, è il bambino. Credevo che non ti avrei più raggiunta. Sono felice che tu ci sia riuscito.
Ce la faremo. Al tuo splendore ti battezzo con il nome di Greta, che tu possa sempre avere un palmo d'acqua sotto la tua chiglia. Vi faccio tanti tanti auguri. Sono felicissima per te, ti auguro tutto il meglio. E fate i bravi a Göteborg, mi raccomando. Grazie, Helen. Comunque non saremo lontani, resteremo in contatto, soprattutto per il birrificio, no? Lo apprezzerei molto, grazie. Helen, questo è per una persona che ha ancora tutta la vita davanti a sé. Ti dispiace, Tess? Oh, che bello! Greta, grazie. Vi verremo a trovare spesso, non preoccupatevi. Sarete i benvenuti. Bene, vento in poppa. Ragazzi, mollate voi gli ormeggi, per favore. Andiamo. Libero! Hop. Ciao! Fate buon viaggio! Ricordatevi di noi!